Ritiene che la Regione Calabria sia all'avanguardia nella progettazione di politiche per l'integrazione dei migranti? Sì, la Regione Calabria nel corso degli anni si è caratterizzata per delle politiche molto positive in materia di accoglienza degli immigrati. Noi abbiamo il problema, che è anche l'opportunità, di avere molta costa e di essere così frontali rispetto al Mediterraneo, pertanto abbiamo davvero molti arrivi e tante emergenze. Nonostante tutto, sin dal 2008 ci sono state diverse esperienze, penso a Riace, dove Mimmo Lucano, il sindaco, è stato riconosciuto come una delle 50 persone più influenti anche da Fortuna e quindi anche a livello internazionale, ma anche tante altre esperienze, sia della Locride ma anche delle altre province. Esperienze dove i sindaci e le comunità locali hanno deciso di intervenire e di investire, anche mettendo in gioco loro stessi in materia di accoglienza degli immigrati. Certo, bisogna precisare che dall'accoglienza all'integrazione il passaggio non è particolarmente automatico, per cui in questo senso noi stiamo cercando di lavorare anche con il livello nazionale per pianificare politiche che non siano solo d'accoglienza ma che soprattutto siano di integrazione e che quindi vedano gli immigrati non trattati come altro rispetto alla società ma completamente integrati.